Ciao a tutti, sono Laura, proprietaria del Wine Enoteca Online. Oggi volevo rispondere ad alcune domande che ci sono state fatte negli ultimi mesi, in realtà da quando abbiamo deciso di aprire questa enoteca online. Allora, la prima domanda, secondo me la più importante, è da cosa nasce il wine? In realtà la risposta sarebbe un po' lunga la risposta, nel senso che inizialmente io e Lorenzo avevamo due idee completamente diverse, nel senso che lui avrebbe voluto creare un progetto che si incentrasse completamente nel mondo della ristorazione. Io non ero tanto d'accordo, avevo altre idee e quindi abbiamo cercato di trovare una soluzione, diciamo, quindi un'idea che ci mettesse appunto d'accordo. E da qui nasce l'idea di creare una vera e propria enoteca, che ad oggi è un'enoteca online, ma che in un futuro sarà proprio un'enoteca fisica. La seconda domanda a cui volevo rispondere è chi si occupa del progetto? Allora, la risposta qui è molto semplice, nel senso che il progetto è completamente 50% di Lorenzo e 50% Laura. Quindi in realtà ci occupiamo insieme del progetto, nel senso è vero che il viso più visto è quello di Lorenzo perché lui comunque ha studiato, lui è la persona giusta a cui chiedere consigli, che sa dare le spiegazioni, eccetera. Però è anche vero che dietro c'è tanto altro e quindi in realtà appunto la risposta giusta è 50% di Lorenzo e 50% di Laura. Poi, vi piace il mondo online? In realtà così così, nel senso che il mondo online sì ci piace, siamo consapevoli che per iniziare è necessario comunque entrare nel mondo online inizialmente, soprattutto al giorno d'oggi, però siamo anche consapevoli di quello che vogliamo in futuro e in futuro sicuramente il nostro progetto non si fermerà assolutamente al mondo online, ma andrà a concretizzarsi in un luogo fisico, in un'enoteca fisica. Quindi a questo mi ricollego ad un'altra domanda che è come vedi il wine in futuro? In futuro in realtà per nella mia visione personale vedo una vera e propria enoteca, appunto un punto fisico, vedo me e Lorenzo magari dietro ad un bancone a vendere determinati prodotti che possono essere di nicchia o meno e soprattutto non a vendere soltanto ed esclusivamente il prodotto ma a vendere quella che è una vera e propria passione che ci accomuna. Quindi sicuramente lo vedo come un luogo fisico e non soltanto un luogo virtuale come ora. Poi, un'altra domanda a cui volevo rispondere è il significato di El Wine. Allora, il significato proprio del logo El Wine è semplicemente l'unione delle nostre iniziali, quindi Laura e Lorenzo, la doppia L, e Ville e Voltan, quindi la V, unite alla parola vino in inglese, quindi El Wine. Questo è il frutto del mio cervello. Poi, cosa ti piace di più del mondo del vino? Allora, questo ovviamente in questo caso rispondo io. Personalmente, del mondo del vino mi piace che da un frutto così piccolo possa nascere qualcosa di così piacevole e soprattutto il fatto che appunto da un frutto così piccolo, in base alle varie sfaccettature con cui lo si lavora, con cui lo si cura, appunto della lavorazione, della coltivazione, eccetera, possa nascere un prodotto veramente, veramente tanto diversificato. Questa penso che per me è la cosa che mi piace di più appunto di questo mondo. E come ultima domanda volevo rispondere a chi ne sa di più. Ovviamente devo ammettere che ne sa di più Lorenzo, nel senso che lui è quello che ha studiato, ha fatto corsi, sono veramente orgogliosa del suo modo di affrontare questo progetto, è veramente la persona giusta a cui chiedere consigli, però è anche vero che senza il mio aiuto, i miei consigli, anche quello dei miei genitori, eccetera, sarebbe stato diverso. Quindi chi ne sa di più lui, però rimaniamo sempre del nostro progetto al 50-50. Se avete piacere farete altre domande a cui magari risponderà lui, darà un'altra.